volevo farvi mancare il mio sostegno. Lasciatemi salutare, abbracciare fortissimo Luciano Ralli, che ho avuto piacere di conoscere quando sono venuta ad Arezzo nella fase del primo turno. La tua campagna elettorale è faticosa ma molto importante, ha costretto l'attuale sindaco al secondo turno e adesso dobbiamo percorrere insieme l'ultimo miglio. È il ministro per le infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a sostenere le ultime fasi della campagna elettorale di Luciano Ralli. Un videomessaggio per fare un in bocca al lupo al candidato a sindaco, ma anche per ricordare gli investimenti del governo sul territorio aretino. Un grande investimento infrastrutturale in Toscana, la Toscana veloce, 10 miliardi, la visione delle infrastrutture per la Toscana che ho raccontato quando ci siamo incontrati, e questi quasi 900 milioni di imminenti cantieri che apriranno per migliorare la viabilità stradale dell'area aretina. Ecco, sulla spinta di questo investimento poderoso che il governo vuole fare in un territorio importante prima di tutto per l'Italia e gli italiani, oltre che per chi ci vive e ci lavora, Luciano, ti chiedo di affrontare questi ultimi giorni di campagna elettorale con tutta l'energia e l'intelligenza che ho apprezzato durante il nostro incontro, e chiedo a tutti coloro che sono presenti, che ascolteranno questo video, di non lesinare nemmeno un minuto di energia per convincere tutte e tutti che ad Arezzo l'aria deve cambiare. Arezzo deve tornare a far parte di un circuito istituzionale capace di rispondere ai bisogni delle persone. A scendere in campo invece di nuovo per il sindaco uscente Alessandro Ghinelli e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha infatti mandato un video a sostegno del candidato di centrodestra, nel quale sollecita gli aretini ad andare alle urne. Cari cittadini, manca pochissimo. Domenica prossima si vota per il ballottaggio, per il rinnovo del sindaco della vostra città, e noi vi chiediamo di andare a votare, di spendere 5 minuti del vostro tempo per decidere i prossimi 5 anni, e vi chiediamo di aiutarci facendo una croce sul nome del candidato sindaco di centrodestra, perché solamente con una politica di buonsenso si può difendere la famiglia, i prodotti italiani, le imprese che creano lavoro, la sicurezza dei cittadini, combattere l'immigrazione irregolare, tutte cose impossibili da fare con le amministrazioni di sinistra. La prossima domenica prendetevi 5 minuti per fare la differenza.